I bambini piangono perché non possono più volare. Le mezze pippe utilizzeranno il Ferox. I mezzi uomini utilizzeranno il Bloodstalker. Ma i veri uomini utilizzano il Facocero! Fantastico. Questi animali sono bellissimi, va che roba. Wow. Mi sembra decisamente tanto cattivo. Eh sì. X-Rex, wow, guardate che figata. Bello. Ops, vengono da me. Via Dave, via. Sai com'è? Maialino, diamocela a gambe che se ti prendono ti vanno arrosto. Oh, c'è un pertugio. Che figata, sembra quasi Aberration. Ma guarda quanti bei cristallini. Oh wow, qua fa un po' calduccio, ma proprio quel poco. E beh, già che ci siamo, ne approfittiamo, no? E mo' questi che vogliono? Non so che livello siano, ma non muoiono. Non muoiono! Oh, nice! Uno è andato. Oh mio Dio. Ah, no, mi scappare, mo. E è qua, brutto infame. Guarda. Cioè, ma che livello è questo? 130, mamma mia. Che bestia. Odio le grotte. Toh, guarda chi c'è. Ma porcaccia, via. Wow. Che figata.
Sì, fa caldino, ma pensavo peggio. Sì, ce n'è giusto qualcuno, eh. Altre pozioncine? No, si sa mai. Oh, perché non mi muo... Oddio, c'è un golem nella roccia. Ma dai, via, 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 via. Famo pulizia di tutte ste creature. Ok, qua è buono. Ho notato che prima era un po' buggato, perché le cure non mi davano praticamente nessun vantaggio. Adesso invece... la salute è salita tutta al massimo, forse perché stavo mangiando queste già, non lo so. Allora, io avevo adocchiato un ovetto, mamma quanti, guarda! No, c'è qualche problema, eh. Io ho adocchiato quell'ovetto lì. Però prima, famo sei glitch. Della simulazione di Genesi hanno ottenuto le menti dei sopravvissuti nel corso della storia. Con la loro tecnologia all'avanguardia è abbastanza difficile scansionare una mente vivente. Ma come hanno ottenuto le menti dal XIX secolo e dell'età di amici del III secolo? Ho fatto un po' di ricerche proprio ora e ho scoperto che esiste qualcosa chiamato matrice ingrammica che persiste nel cervello umano dopo la morte. Con le condizioni giuste e se la matrice viene preservata, gli scienziati possono scansionarla anche secoli dopo. Quello che non voglio sapere è quanti corpi hanno disotterrato per ottenere quelle matrici. Ci sono limiti anche alla morte. Ho fatto un po' di ricerche proprio ora e ho scoperto che esiste qualcosa chiamato matrice ingrammica che persiste nel cervello umano dopo la morte. Con le condizioni giuste e se la matrice viene preservata, gli scienziati possono scansionarla anche secoli dopo. Quello che non voglio sapere è quanti corpi hanno disotterrato per ottenere quelle matrici. Ci sono limiti anche alla curiosità. C'è la curiosità. È naturale che rimani un po' così. Cosa succede dopo la morte, no? Nel tuo caso è piuttosto semplice. La simulazione di Genesi cattura il tuo ricordo, poi ti ricarica in un nuovo corpo. E sei libero di continuare a esplorare e imparare. Non intendo che tu sia libero. Eccoci qua. Io direi che ce la possiamo dare a gambe. Vediamo un pochettino che livello è. 90, dai. Vabbè, non ci è andata benissimo, però ci accontentiamo. Io direi che due bastano, direi diamocela a gambe. Non faccio il teletrasporto qui perché la metà delle volte purtroppo il teletrasporto non funziona e quindi rischierei di lasciare qui l'animale. Mi teletrasporto a me, ma mi lascio l'animale qua e so già che sarebbe, non dico impossibile, ma sarebbe una bella impresa. Che due palle, recuperarlo. E che culo, ce n'è pure uno qua, ma porcaccia. Paura, Dave, paura, via. Bene, vediamo se un pochettino riusciamo a teletrasportarci. Io mi prendo le uova prima di tutto. Robottino, venghi, mi raccomando, mi porti a casuccia. Vai. Sì, sì, sì. Adesso ci troviamo praticamente a ovest. A est, scusate, a est della mappa. Sì, c'è anche il maialino. Bene. Allora, spostiamo sto cadavere. Dai, ti trascino così come una pezza. Possiamo dire che sta facendo stretching. E ci mettiamo tanti bei condizionatori. Chissà perché, eh. Oh, sì.